Che è anche un po' una circostanza molto fortunata, perché questa rassegna comincia una settimana dopo la vittoria, un grosso riconoscimento per il cinema iraniano, cioè l'Oscar, come tutti sicuramente saprete, che Faraday ha vinto con Il Cliente, film tradotto in italiano. Il Cliente si chiama Forushandé, che non sappiamo perché in italiano sia stato tradotto Il Cliente, ma comunque che sarebbe Il Venditore in realtà, però è un grande film, questo è quello che conta, e quello che conta anche è che abbia vinto. Io penso che, vabbè, traduco, comunque, sì. Va bene. Ma in realtà non forse, mi chiamano i fiasti anche a Raggi, cioè lei ha stamattina in ogni cosa da solo, non mi cioè lei balada. ولی خب ایشون هم از روم اومدن و صحبتشون این هست که خب به هر حال خیلی خوبه که این اتفاق بعد از بلافاصله اسکار پیش اومده و اسکاری که خب حالا اسمش هم فروشنده است ولی به ایتالیا اشتباه ترجمه شده شده Il Cliente در حالی که بعد Il Venditore می بود و همین Sì, tra l'altro è anche poi una consacrazione definitiva non solo come regista ma per tutto il cinema iraniano perché pochissimi registi nella storia del cinema hanno vinto due Oscar come il miglior film straniero, però questi appunto il nostro Fellini, De Sica, Kurosawa e pochissimi altri. Ma al di là di questo è un'occasione particolare proprio perché questo riconoscimento, ma in generale, che potremmo anche interpretarlo come un riconoscimento per tutto il cinema iraniano ovviamente, è un riconoscimento che arriva in un momento molto particolare della storia, se vogliamo, della nostra umanità, del nostro mondo dolente. Nel senso che sicuramente si è anche colorato di una connotazione politica questo premio all'indomani, come sapete tutti, della famosa legge per cui appunto da 7 paesi islamici non si poteva più entrare in Iran. Lo stesso Faraday non è andato e quindi è stato anche quello un atto di protesta. Quindi questo diciamo, è l'aspetto, se vogliamo, un po' più politico, un po' più legato all'attualità. Più in generale, io mi sentirei di dire che è un riconoscimento a un grande movimento cinematografico. صحبت بعدیشون هم در من خیلی خلاصه میگم که خسته نشین در مورد این هست که خب به هر حال آقای فرهادی جز معدود کارگردانایی بودن که دوتا اسکار برنده شدن و خب در واقع پیامی که این اسکار داشت به لحاظ سیاسی هم پیام قابل توجهی بود اونم به خاطر اتفاقات اخیر آمریکا که ایران جز 7 کشوری هست که نمیتونه وارد آمریکا بشه Come italiani, come pubblico italiano, credo che siamo legati ad alcuni grandi maestri iraniani. E il primo che ha avuto un grande successo in Italia è stato Kiarostami, ahimè sappiamo tutti appunto che è morto la scorsa estate. In seguito, grazie anche a questi grandi maestri, il cinema iraniano ha avuto anche un suo mercato, cioè una sua visibilità all'estero, soprattutto in Europa. Ed è abbastanza singolare che in alcuni casi non sia arrivato anche prima, perché quando parliamo di cinema in Iran parliamo della seconda cinematografia, il secondo mercato cinematografico dopo l'India dell'Asia, quindi sono numeri enormi e sono anche numeri di qualità, nel senso che nella maggioranza dei casi i grandi film di incasso in Iran sono in genere, potremmo dire, film di autore, film legati a tematiche, ad attori e a registi che nel corso degli anni hanno avuto anche riconoscimenti internazionali. و به هر حال اهمیت سینمای ایران در آسیا که بعد از هند در واقع یکی از بزرگترین سینمای ایران هست ایشون دارن اشاره میکنن و کلا رو اهمیت من فکر میکنم که همه متوجه میشن واسه من نمیخوام خیلی معطلتون کنم Adesso non voglio farla nemmeno troppo lunga perché siamo tutti qui per vedere un film però per capire un po' le dimensioni io qualche anno fa fui ospite andai appunto al Festival di Fajr a Teheran e non è soltanto la qualità dei film che si vedevano, è anche l'importanza che il cinema ha nella gente comune, nella vita quotidiana, cioè la partecipazione al film, non soltanto in numeri, in termini di numeri, cioè di quanta gente acquista un biglietto per andare al cinema, ma anche come vive il film in sala, che è qualcosa probabilmente legato a noi, a ricordi un po' passati, tra appunto gli applausi che interrompono le scene più belle, in certi momenti è quasi un tifo calcistico per alcuni attori in particolare. In tutto questo appunto ci sono, noi spesso quando in Italia parliamo del nostro cinema e diciamo che è un cinema in crisi, molto spesso si dice che è in crisi soprattutto perché manca una scrittura, è in crisi di scrittura, in crisi di idee, in crisi di sceneggiatori, di soggettisti. Il successo del cinema iraniano, prima ancora che come registi, che come attori, viene anche da una grande capacità di scrittura.
che viene sì da una tradizione letteraria, da una tradizione molto ricca, viene anche da uno stile che è stato elaborato negli anni, stile che sicuramente deve poi confrontarsi con una serie di parametri che sono anche quelli della Repubblica Islamica, sono quelli ovviamente legati alla censura. C'è una frase bellissima che una volta disse la presidente dell'Associazione Produttori Iraniani, che è una donna, e disse appunto che il cinema iraniano naviga in un oceano di passione senza bagnarsi. È un'espressione tipica iraniana per stile. Cioè dice, nonostante anche tutti i parametri imposti dalla censura, nonostante non si possano mostrare, per esempio nel cinema iraniano, scene di violenza o di sesso o di altro tipo, e i temi, le tematiche che vengono, lo vedremo anche in questo film, raccontate nei film iraniani sono molto scabrose, cioè si parla anche di tossicodipendenza, di prostituzione, di violenza, eccetera, eccetera. E posso aggiungerti una cosa molto veloce? Dato che hai parlato di Fash Festival, io in questo ultimo ero in Iran. E la cosa... puoi tradurre quelle cose? Certo, certo, però poi traduco. La cosa pazzesca è che la sala, mentre la sala era extra piena perché erano già svenduti i biglietti, gente si siedeva sulle scale, cioè erano proprio biglietti a metà prezzo per potersi sedere sulle scale perché gente aveva così tanta voglia, e poi certe persone, c'erano delle file pazzesche per poter entrare al cinema. Comunque, tornando al discorso che hai fatto tu, lui diceva che la cosa... نکته که خیلی ایشون بهش اشاره کردی که استقلال از جشنواره فجر بوده که چند سال پیش در واقع ایشون شرکت داشتن، و من هم همین صحبت رو کردم که علاوه بر اینکه سالونا پر میشه، بعضا دیده میشه که حتی مردم حاضرن روی پله ها بشینن. و نکته دیگه که بهش اشاره کردم، بخش در واقع نوشتاری یا شاید میشه گفت یه جوری فیلم نامه بود، یعنی دلیل موفقیت شاید فیلم های ایرانی وجود نوشتاری قوی شد. از یک اصطلاح هم استفاده کردن، گفتن سینمای ایران یک سینمایی که در اقیانوس حرکت میکنه ولی خیس نمیشه، چون در این حال که باید یک سری قوانینی رو تحت پوششش باشه و مثل سانسور و مثل چیزایی که خیلی چیزایی که نمیتونه نشون بده، ولی در این حال ولی در این حال به این قضايا میپردازه، ولی در حالی که نمیتونه، و این قدرت سینما رو نشون میده. Due ultimissime cose poi vi lascio liberi. Una, che il cinema è anche stato uno dei contatti, dei ponti tra Italia e Iran nel Novecento come scambio culturale. La nostra tradizione letteraria del Novecento soltanto recentemente ha avuto finalmente una traduzione in persiano, così come il contrario, ma il cinema, proprio per questa sua capacità di dire direttamente, è stato sicuramente un ponte di scambio molto... La lezione del neorealismo e anche altri generi, per esempio, rimasi molto sorpreso quando... conobbi la storia per cui molti iraniani conoscevano Franco e Ciccio, o addirittura, o prima ancora, Alberto Sordi. C'è una tradizione tutta la nostra commedia italiana che è molto nota in Iran. Il film di questa sera è un film, è una regista, è una donna, è la sua quarta regia, la prima regia, potremmo dire, in un certo senso un po' impegnata. È un film piuttosto particolare perché passa un po' dai toni del dramma, in alcuni momenti anche a qualcosa un po' del... vagamente del thriller. Non dico altro, attraverso il film si intravede anche un po' Teheran, si può anche intravedere un po' un qualche pezzo di vita reale, e non dico quindi altro, vi auguro buona visione. Grazie. Io aggiungo un'ultima cosa, ringraziamo il Cinema Massimo per la possibilità che ci ha dato, e poi in sala c'è Sarai Jazzy, ringrazio anche lei. Davate ci un film che filmo, ciao, buona serata. Grazie.